Alessandro! Alessandro! Ciao. I carabinieri ti stanno cercando. Fiamma ha avuto un incidente. È in ospedale ed è grave. E Lucrezia dice che ti ha visto inseguire la macchina di Fabio. Ma alla guida c'era Fiamma. Alessandro, dov'eri questa notte? Dimmelo. Io lo so che non sei stato tu. Non puoi averlo fatto. Ma loro te lo chiederanno. Su quella macchina c'era il cellulare di Ivan ed è sparito. Ti prego, parlami. Sono io, parla. Risa, lo so perché è qui. Sì, ho seguito io la macchina di Fabio Story questa notte. Ero convinto che fosse lui alla guida e volevo quel cellulare. Però dopo pochi chilometri con le luci ho visto che c'era Fiamma Story alla guida, sua sorella. Ed era da sola, lui non c'era. E a quel punto? A quel punto non mi sono fermato e mi sono calmato. Non so cosa sia successo a Fiamma dopo o no. Riguardo al cellulare ce l'ha sicuramente Fabio Story e lo sta nascondendo. Maresciallo? E questa ammaccatura? Sembra fatta da poco. Sì, ma no, stanotte, non da me, se è questo quello che pensa. L'ha fatta Tessa Taviani, posso dimostrarlo. Lo farà in caserma. Chiami il suo avvocato. Prego. Non sono stato io. Venga. Allora. Non puoi essere un assassino. Lea, come sta? Io non so quello che succederà nelle prossime ore, ma una cosa la so. Mia figlia non vivrà con questa fede al dito. Allora? Sta finendo l'operazione. Ha un trauma cranico e... Torno dentro da lei. Sono qui.
Era buona la torta, sai? Peccato che nessuno l'abbia mangiata. Ne vuoi un po'? La ragazzina come sta? Quell'abito meraviglioso. Speriamo che non si sia rovinato, no? Anche se in fondo è stata fortunata a indossarlo. Lei. Ma si sa, dai, gli abiti da sposa sono così. Si usano una volta sola e poi si buttano. Ma questa volta pensavo di... buttare la sposa. Si muova, non ha molto tempo. Barbieri, vieni con me, comandi. Cos'è? Ti piace la mia macchina? Peccato che non ci sono segni, però. Ma potrei averne utilizzata un'altra per mandare fuori strada Fiamma. In fondo un momento ce l'avevo. Una folle gelosia per la sposina. Dov'eri ieri sera? Non ti ho più vista. Ma come dov'ero? Te l'ho appena detto. Beh, chiama i carabinieri. Ti provi gusto, vero? Da morire. Quello che non capisco però è perché ti ostini a chiederti se sono stata io. Anche se così fosse non potresti fare nulla contro di me. Con le carte che ho dato al notaio posso rovinarti quando voglio. Ci sono le prove di tutti gli omicidi che hai commesso in questi anni, Edoardo. Isabella, Eva, Amedeo. Non puoi denunciarmi. Perché finiresti dritto nella cella accanto alla mia. Il che, però, pensarci, potrebbe anche essere intrigante, eh? E se provi a uccidermi di nuovo? Io non ho mai voluto ucciderti. Strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, di notai e di donne incazzate. Sono venuto via dall'ospedale con una scusa, spero sia importante. Lo è. Rientrando, ho ascoltato la frequenza dei carabinieri. Parlavano di Tessa Taviani. La convocheranno in caserma. Andiamo. Dove vai? Via. Grazie per avermi ospitato stanotte, ma non posso restare. Non dovrei farlo a lungo. Ho grandi progetti per noi due. Progetti? Se sei venuta da me è perché avevi una speranza e una certezza. La speranza d'un padre e la certezza di fatti. Io sono l'unico che non ti ha fatto del male. Solo perché non ci sei mai stato. Non per colpa mia. Fu tua madre a mandarmi via, per Aurora. Preferì crescere lei che darti un padre. La storia non cambia. Aurora si prende sempre tutto. Alessandro, Eva, tua sorella, la verità, tutto. Anche il bambino che portavi in grembo. L'hai perso per colpa loro. E come ti fa sentire questo? Male. E cosa provi per Ruggero, per Alessandro, per Aurora? Io... A me puoi dirlo. Avanti, fallo.
li odio. E non dovresti? No, no, non dovrei. Dovrei solo riuscire a dimenticare, ma non posso vivere con questo mostro dentro. Tu saresti il mostro? Lascia che io ti aiuti. Come? Il futuro di Alessandro è nelle tue mani. Ascolta il tuo cuore, Tess. Certo che se continui con queste cerimonie formali dovrò rifarmi il guardaroba. Che dici? Va bene per il funerale? Ma di cosa stai parlando? Oddio, Fiamma. Togliti questo vestito. Toglimelo tu. Io amo Fiamma, ti è chiaro? E quando lei sarà guarita, io vivrò con lei. Chi ti dice che non sia già andata in ospedale a finire il lavoro? Come sta Fiamma? Ma lo vuoi capire o no che qui non ci puoi stare? Cos'è successo a Fiamma? Aprite! Mi hanno convocato in caserma. Hanno trovato una ammaccatura sulla macchina di Alessandro e sospettano che sia stata fatta per spingere fuori strada l'auto di Fabio. Non può essere stato lui. È quello che devo dire, infatti. Solo che, sai, non è facile rivedere Alessandro. Vieni con me. Solo se mi stai vicina posso aiutarlo ancora, ti prego. Ma certo che vengo. Sei mia sorella. Adesso andrà tutto bene. Alessandro Monforte ha dichiarato che a danneggiare la sua auto è stata lei, Tessa, un paio di giorni fa. Pare che abbiate litigato e che lei sia montata sulla macchina e sia finita a sbattere. Lo può confermare? Sì. Ho urtato l'auto contro un muretto. E in quale parte esatta della macchina? Signora, anche più o meno? Il fianco sinistro. No, Tessa. Silenzio, Monforte. Il fianco sinistro, ha detto. No. Se ci penso meglio, non era il fianco sinistro, no. Era il... Alessandro innocente, di questo sono sicura. Non le ho chiesto questo. Che stai facendo? Basta. Vi prego, basta. Io non ho urtato con la macchina. Cosa? Ma perché lo neghi adesso? Aurora, mi dispiace. Perdonami, mio. Io non posso mentire di nuovo. Di nuovo? Scusi, cosa vuole dire? A che si riferisce? Maresciallo, io non so perché stia facendo così adesso. Ha urtato lei la mia macchina. Tessa, lo vuoi dire? Basta! Tessa, quand'è che ha mentito? In merito all'omicidio di Ivan Astori? Risponda. Mi dispiace.
Signora, la falsa testimonianza è un reato. Lei ha fornito un alibi a Alessandro Monforte per l'omicidio di Ivan Astori. Ma quell'alibi era falso, dico bene? Tessa. Tessa, era falso. Io mi fidavo di Alessandro e... ed ero sicura che non sarebbe potuto essere stato lui ad uccidere Ivan. E quindi quando mi ha chiesto di dire che all'ora della morte lui era con me a casa, io l'ho fatto. E invece non era con lei. È rientrato 2 ore dopo. Non so perché sta facendo così. Non abbiamo mai chiesto un alibi. La cosa assurda, Edoardo, è che io avrei accettato tutto per te. Averti di nascosto. Anche quella fede al dito di un'altra donna. Tutto tranne una cosa. Che la amassi. Come non hai mai amato me. Io credevo che non sarebbe cambiato niente tra noi. Lo sai quanto era fredda l'acqua del lago quella notte? Meno fredda del vuoto che mi hai lasciato dentro. Io ti ho salvato da Aurora. E tu mi hai uccisa. Una parte di me è morta in quel lago. Veronica, l'amore non è gratitudine. Hai ragione. L'amore è condanna. E ora tocca a te. Vado a cambiarmi e torno in ospedale. Passo io la notte con Fiamma. Io vengo con te. D'accordo. Eri l'amante di mio marito e hai il coraggio di presentarti qui. Devo parlarti, Lea. Ti prego. Elena, tu non sei ammessa in questa casa. Non posso accettare che pensi che abbia fatto del male a Ivan. Tra noi c'era qualcosa di bello, di vero. Per favore, vai via. Potrei raccontarti qual era il suo posto preferito. Al lago. O qual era il suo ricordo più caro, quando gli hai detto che eri orgogliosa di lui. Avevi la sua fiducia, certo. L'hai usata per farlo ammazzare. Gli hai dato un appuntamento, Ivan è venuto. E Alessandro l'ha ucciso. Alessandro è innocente. Ha un alibi. Ma voi volete che Alessandro sia colpevole? Perché avete bisogno di un assassino per coprire le vostre colpe. Ma quali colpe? Ma proprio non lo capite. Chi ha ucciso Ivan ha mandato fuori strada Fiamma. E non è stato Alessandro, ha sempre avuto un alibi. Qualcun altro sta mentendo su Ivan. Sì, maresciallo. Quando? Sì, sono tutti qui con me. Certo, lo faccio io. Grazie. Abbiamo l'assassino. Tessa ha ritirato l'alibi. Alessandro è in stato di fermo. Cosa? No. Non può essere. Esci da questa casa, Elena. Lea. Vattene. Mi
racconti ancora com'è andata? Sai già tutto. Hai sentito cosa ho detto al maresciallo, no? Sì. È che vorrei sentirlo di nuovo. Alessandro ha avuto una lite con Ivan per le terre che gli Astori volevano comprare. Non lo so cosa abbia fatto dopo, so solo che quando è tornato era notte fonda. E aveva un'aria strana. Quando lo hanno accusato, lui mi chiese di mentire sull'orario di rientro. Di dichiarare che erano le 10 e non mezzanotte. Il mio cuore sentiva che non stava mentendo, che diceva la verità. Io non volevo perderlo, perché lo amavo. E invece lui mi ha solo usata. L'alibi era falso e mi ha chiesto di mentire, questa è la verità. Tutto questo tempo per dire la verità. Per fortuna alla fine ce l'hai fatta. Tessa, vai dentro. Non lo vedi che è provata? Credi davvero che potrei farle del male? Non sarebbe nulla in confronto a quello che Alessandro le ha fatto. E in confronto a quello che sta facendo a te. Un uomo che usa il pretesto di un amore per il proprio tornaconto. Ecco chi è Alessandro. Ma io non gli permetterò di portarti a fondo con sé. Marisciallo, mi creda. Le ho detto tutto quello che so su Ivan. Mio fratello è innocente. Mancini, come hai fatto a ridurti così? Ho frequentato cattive compagnie. Prego, signora. Vieni, vieni. Voglio che mi spieghi tutto delle tue indagini su Lucia Greco e Ivan Astori. Il suo cellulare lo dovevi consegnare ai carabinieri. Ma questo lo sai bene, vero? Allora? Finito. Niente. Alessandro se lo merita. Hai fatto la cosa giusta. Tessa ti ha chiesto perdono. Non l'ho mai vista così. Beh, comunque adesso tranquilla perché è qui con noi, al sicuro. Alessandro invece è in stato di fermo. Tu pensi che Alessandro sia innocente? Allora pensi che Tessa stia mentendo? Tessa non potrebbe mai fare una cosa del genere, vero? Ci deve essere una spiegazione. Ma
Lei è libero. Il giudice non ha confermato il fermo. Non avete trovato il cellulare di Ivan? No, ma continueremo a cercarlo. Dove portate la mia macchina? Al deposito giudiziario. Domani verranno fatte le perizie, così sapremo se ci sono tracce della vernice dell'auto su cui viaggiava Fiamma Astori. In tal caso, non lasci Villalba. Arrivederci. Alessandro, non potevo crederci. Come stai? Sto bene, sto bene. Perché stai guardando la macchina? Che succede? Che possono trovare? Niente. Perché non mi hai detto di te, di Ivan? Perché era una cosa soltanto mia. Mia e di Ivan. Eri innamorata di lui? Avevamo bisogno l'uno dell'altro. Senti, mi serve una macchina. Puoi usare la mia. Ma vengo con te. L'avvocato vuole parlarti. Sì, però prima devo fare una cosa. Speravo di trovarti fuori dalla caserma. Quando Tessa ha fornito l'alibi per la morte di Ivan, tu lo sapevi che stava mentendo sull'ora? Assolutamente no, io non mi ricordavo neanche che ora fossi rientrato. Erano i giorni dell'alluvione, nostra figlia ha rischiato di morire. Erano notti che non dormivo. C'era bisogno di dare una mano in giro, c'era bisogno d'aiuto. Il giorno dopo la morte di Ivan, Tessa fu chiamata in caserma. Sapevano che avevo litigato con Ivan e le chiesero a che ora fosse rientrato. Lei rispose alle 10 e ho sempre pensato che fosse la verità. Non le avrei mai chiesto di dichiarare il falso, mi conosce o no? Bugiardo. È stato lui a chiedermi di mentire. Tessa, di chi mi hai visto rientrare alle 10? Fallo per il nostro amore. E io ti ho creduto. Ecco, adesso non ho più dubbi, vuole soltanto farci del male. Ti ha voluto in caserma soltanto per fare la sceneggiata davanti a te. Tessa non è così. Avanti, la conosci, tu lo sai, lei non mente. Lei non è più la stessa. Credi a lei o a me? Guarda, è evidente che sta mentendo, guardala. Tessa, la smetti di dire cazzate, per favore. Non mi toccare. Alessandro! Ti avevo mai vista piangere. Non avevo mai rischiato di perderti. Tu sei mia figlia, Fiamma. E che tu lo creda o no, io ti voglio un mondo di bene. Fiamma sta bene. Ce la farà. Aspetta. Aspetta, aprimi. Non potete tenermi lontano da lei. Fiamma è mia moglie. Pazza. La lesione cranica si è risolta. Resta solo qualche costola incrinata. Hai sentito, Fiamma? Sei fuori pericolo. Sì. Non vi libererete facilmente di me. Ci hai fatto preoccupare, però. La prossima volta non mi trascinare in auto con l'abito da sposa. Fiamma, no. Ma allora ricordi tutto. Saresti capace di raccontarci com'è andata? No, Fabio, non adesso, ti prego. Mamma, ci vorrà solo un attimo. Dov'è Edoardo?
Fiamma, ti prego, cerca di ricordare. È importante per noi cercare di capire chi ha tentato di ucciderti. Stavo guidando verso Borgoriva. Una macchina mi seguiva da un po'. Aveva i fari dietro di me. Sei riuscita a vedere chi c'era alla guida? Era Alessandro Monforte, era lui. Ho iniziato a correre di più. Credevo di averlo distanziato, invece lui mi seguiva e correva. Correva. Fiamma. Fiamma, basta, basta, Fabio, ti prego, basta. Vai avanti, ti prego, e poi? Non ricordo niente. Le luci, i fari, non ricordo nient'altro. Certo. Certo, perché Alessandro ti aveva già buttato fuori strada. E poi ha rubato il telefonino di Ivan. Chiama Edoardo, ti prego. Chiamalo. Posso vederla? È stato tuo fratello. Ti prego, Lea, fammela vedere. La ami? Sì. E allora proteggila. Ti giuro che mio fratello non le farà mai più del male. Non da lui. Da te. Tessa, sei accusato Alessandro per rabbia, per vendetta, per tutto quello che è successo ultimamente. Ti prego, dimmelo. Tessa, guardami. Lo capirei. Io lo so che tu hai sofferto. Non dirò niente, non farò niente, nulla succederà, ma tu mi devi dire la verità. Devi dirmi se hai mentito. Ti prego. Lui è il padre di mia figlia. Sei mia sorella, tu non mi faresti questo. Grazie, io sono pronta. Va bene. Se adesso la prossima volta mi vieni a vedere, prima lo facevi sempre. Ma certo, amore mio. Andiamo, piccola. Con la testimonianza di Fiamma la sua posizione si complica. Ora i capi di imputazione sono l'omicidio di Ivan Astori e il tentato omicidio di Fiamma Astori con tutte le aggravanti del caso, e potrebbe anche essere accusato della morte di Lucia Greco. Quindi per me è finita, mi sta dicendo questo? No, ma che bisognerebbe comportarsi come se lo fosse, senza guardare in faccia nessuno, senza considerare emozioni, legami, affetti. E come? La vedo così. È come se ci fosse una torre. In cima c'è l'ergastolo. Alla base c'è la falsa testimonianza di Tessa Taviani. Tutto il castello accusatorio si fonda su quel falso alibi. Se noi riusciamo a sfilarlo, magari crolla tutto il resto. Quindi sarebbe la mia parola contro quella di Tessa Taviani? No, signor Monforte. È molto peggio. È la parola di una donna ferita, che ha mentito per amore e che ha perso un figlio per quell'amore tradito. Contro la parola di un uomo accusato di omicidio, che l'ha usata, tradita e abbandonata quando non gli serviva più. È questo quello che vedrà l'opinione pubblica. Un colpevole perfetto. E quindi cosa devo fare? Screditare il test. Bisogna dimostrare che Tessa Taviani è una donna instabile, piena di acrimonia per questa gravidanza finita male, incapace di gestire le proprie emozioni, e animata da invidia e gelosia, e soprattutto dal malato e profondo desiderio di rovinare il grande amore tra sua sorella Aurora e lei, Alessandro. No.
Alessandro. Io ho voluto bene davvero a Tessa. Non posso fare una cosa del genere. Allora pensa a tua figlia. Io non l'accompagno in carcere a trovarti. Non voglio che cresca senza di te. Vuole salvarsi, Alessandro? Da cosa? Dalla galera, certo. Ma anche dalla mia coscienza. La coscienza è un lusso che non può permettersi. Allora, grazie. Te la riporto appena posso. Tienila pure. Non mi serve. Qualunque cosa tu abbia fatto, io non ti lascio solo. Che cazzo hai fatto? Fiamma ha confermato che la seguivi. Le hai preso il cellulare, eh? Per quel cazzo di cellulare, ah, quasi l'ammazzavi! Edoardo! Darti una calmata, non sono in arresto e non hanno prove. Alessandro, giuro che se trovano vernice dell'auto di Fiamma sulla tua... Non la troveranno. E non troveranno neanche il cellulare. Quindi è stato tuo fratello? Bella la famiglia Monforte. Non ci si annoia mai. Tessa ha voluto iscriverla a danza. Diceva che tu eri tanto brava. No. No, Tessa era quella brava. Io mi divertivo e basta. Voleva tanto continuare. Ma non ho mai potuto farlo. La mamma non aveva abbastanza soldi per iscriverci tutte e tre. Tessa ha iscritto Eva perché voleva darle tutto quello che non abbiamo avuto noi. Aurora. Fiamma si è risvegliata. Oddio, grazie. Grazie al cielo. Ha accusato Alessandro. L'ha inseguita con la macchina, l'ha accecata con i fari e l'ha spinta fuori strada. Ma Alessandro dice di essersi fermato quando ha visto che non eri tu. Non è quello che ricorda Fiamma. Tra non molto lo arresteranno. Manca solo un tassello, il cellulare di Ivan. Lo ha preso Alessandro. Solo tu puoi scoprire dove lo ha nascosto. Dai, bambini, entriamo. Fabio Astori mi ha stancato. Promette sempre e non rispetta mai gli impegni presi. Siamo in forte ritardo sulla tabella di marcia. E non riesce neanche a trovare il cellulare del fratello. Dobbiamo intervenire subito, il prima possibile. Il presidente saprà punirlo adeguatamente. Aspettiamo direttive. Thank you.
Manca solo un tassello, il cellulare di Ivan. Lo ha preso Alessandro. Solo tu puoi scoprire dove lo ha nascosto. Grazie per avermi avvisato, ma ho pensato di venire anch'io. Lì dentro ci deve essere sicuramente il cellulare di Ivan. Non è detto. Dammelo. Voglio aprirlo io. Non è un problema. Lo apro io. Non fareste prima con questa? Che c'è qui dentro? Thank you.
Perché? Fammi vedere che c'è. No. Dai, fammi vedere. Tasso! Non toccarlo. Perché? Perché cosa? Perché ho seppellito quella nostra storia. Della nostra terra. Quella che voglio difendere da gente come lui. Quando eravamo in quel tunnel alla diga, con tutto che ci esplodeva sopra la testa, a un certo punto ho pensato che fosse finita davvero. È stato lì che mi sono domandato chi avrebbe raccontato a nostra figlia la verità su di noi, sulla nostra storia, sul nostro amore. Quella chiave era per Eva. Io volevo essere sicuro che avrebbe potuto ritrovarci se la vita ci avesse separato. Invece di pensare a me, pensa che ha quasi ammazzato tua sorella, che è ancora libero. Hai visto? Ancora qua. Dove è stata la nostra prima volta? Non è cambiato niente da allora. Siamo cambiati noi. Siamo gli stessi. Ti ricordi che stelle che c'erano quella notte? Sembrava che brillassero soltanto per noi. Per le nostre promesse. Per te che mi dicevi ti amo. Che dici te? Se soltanto avessimo immaginato tutto quello che avremmo dovuto affrontare, avremmo sorriso alle stelle e l'avremmo maledetta. Perché mi hai portato qui? Perché quella notte è iniziato il senso della mia vita. E non cambierà mai. Non c'è altra ragione senza di te. Io ho commesso molti errori, sono stato arrogante, superficiale. Anche cattivo. Ma non ho ucciso Ivana Story. Non ho mai cercato di uccidere Fiamma. E non ho mai chiesto a te se di mentire per me. Tessa. Io non so perché si stia comportando in questo modo. Ma ti sta facendo del male. Ci sta facendo del male. Dimmi che credi a me, non a lei. Ti prego, non farmi questo.
Io non posso pensare che Tessa voglia farmi del male. Dimmi che mi credi. Come faccio a scegliere fra due metà del mio cuore? Lo so, ci sono passato anch'io. Amavo Tessa. Ma dovevo proteggere te. E tu hai scelto di perdere Tessa. Anche tu dovrai scegliere. Credo ad Alessandro. Aveva ragione lui. Hai provato a dividerci. Ma hai fallito. Io ho scelto lui. Sceglierò sempre lui. E lui ha scelto me. E sarà sempre così. Finché ci sarò io. Perché tu non vali niente. Tu non sei niente. Tu non meriti niente. Niente. Ha fatto la scelta giusta. Sì? Ha firmato. Perfetto. Me ne faccia avere una copia.
Da chi scappi? Da Aurora? O da te stessa? Conosco il peso di mentire alle persone che ami. So quanto scava dentro. Ne conosco il prezzo. L'ho pagato. Ma tu non sei come me. No? No. Altrimenti non ti avrei amata. E non ti amerei ancora. Non reggerai quel peso. Ti schianterà, Tess. Fermati prima. Prima di vedere l'odio negli occhi delle persone che ami. Pronto? Sì, sì, grazie. Che carino che sei. Vengo da te allora. Arrivo subito. Ciao. Borin, mi segue. Ci pensi lei a parcheggiare la macchina? Sì, signore. Come stai? Senti, io non ce la faccio, devo fermarmi, mi dispiace. Forse sono ancora in tempo, forse... Forse Aurora può ancora perdonarmi. D'accordo, se va così. Però prima devi leggere questo. Una querela di Alessandro contro di te. Per dimostrare che non sei un testimone affidabile. Non è bello come ti descrive. Sostiene che nascondendogli la gravidanza hai ucciso il bambino. Che hai precedenti di prostituzione, che il tuo stato psicologico è compromesso e... Leggi qui, chiede al tribunale dei minori di allontanarti da Eva perché sei presenza instabile, pericolosa e nociva per la bambina. Alessandro vuole allontanarmi da Eva. Ma io le ho salvato la vita, le ho fatto da madre. E quindi io non sarei un testimone affidabile. Benissimo. Ce n'è un'altra che sicuramente lo sarà. Ora è impossibile cercare tracce di vernice. Un lavoro ben fatto. Ero con Fabio Astori e Aurora Taviani questa notte. Può chiederglielo se vuole. Fa bene a darmi spiegazioni. Anche perché se non è stato lei, chi è stato? Non lo so, qualcuno che vuole incastrarmi? Maresciallo? Verificheremo. Devo venire. Deve seguirci in caserma, subito. Ma ditemi almeno il perché. Venga. Alessandro mi ha querelata. Ha dichiarato cose orribili su di me. Ha detto che non vuole più che veda Eva. Mi ha costretto lui.
Ti ha costretto a fare che cosa? A dire la verità. Quale verità? Aurora, venga dentro. Subito. Le ricorda nulla? Scusi, ma come l'ha avuta? È una foto fatta sulla sua terrazza. Me l'ha portata sua sorella. Tessa. Parla lei o parlo io? Lucia Greco scrive dei segni sul terreno. Una A e una M. Poi dice ucciso Ivan. A, M, Alessandro Monforte. Aurora, ha cancellato lei questi segni? No. No! Dove vuole arrivare? Lucia Greco le ha fatto il nome di Alessandro Monforte? No! La sua reticenza lo lascia pensare. Beh, si sbaglia. E allora perché mi ha tenuto nascosto di aver ricordato questi segni? Glielo dico io. Perché erano una verità incriminante. Lei ha cercato di proteggere il padre di sua figlia occultando una prova decisiva. Ma si rende conto di quello che ha fatto? Ha lasciato ad Alessandro il tempo di commettere altri crimini. Di cercare di uccidere Fiamma Story. Senta. Alessandro è una brava persona. Non è un assassino. Abbiamo prove. Testimonianze. Quella di Tessa sull'alibi per l'omicidio di Ivan. Quella di Fiamma Story per l'incidente d'auto. E ora abbiamo questo. L'accusa lanciata da Lucia Greco in punto di morte, forse proprio contro il suo aguzzino. Non mi scusi, cosa sta dicendo? Mi conferma che erano questi i segni. Me lo conferma? Aurora! 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 Che cosa hai fatto? Ti rendi conto di che cosa hai fatto? Aurora, fermati! Fermati! Ho detto solo la verità. Io mi sono confidata con te. Io mi sono fidata di te! Aurora, si calmi e torni a sedersi, avanti. Maresciallo, mi scusi, mi dia un minuto. Aurora, respira. Dai, respira. Deve essere tutto come ha detto Alessandro. Tessa deve aver urtato la sua macchina. E deve aver mentito. Quando ha ritrattato l'alibi per la morte di Ivan. Deve essere così. Tessa non ha mentito. Non sulla morte di Ivan. Marzia, che stai dicendo? Io speravo che si sistemasse tutto. E soprattutto speravo di non dover essere io a dirtelo. L'avrei fatto prima se tu mi avessi parlato dei segni fatti da Lucia Greco. Marzia, che cosa sai? Ivan Story era morto. E Tessa fu chiamata a testimoniare. La sera io la ritrovai da sola, in chiesa. Era scossa. E allora le chiesi perché. E lei non mi rispose chiaramente, però mi lasciò intendere che aveva mentito. Alessandro non era tornato alle 10. E neanche lei sapeva dove era stato. Io ho provato a chiederle di più, anche in seguito, ma lei ogni volta mi scansava, mi trattava male, si chiudeva. Allora, Alessandro è... Tessa l'ha protetto per amore, come hai fatto tu e come vorresti fare ora. Ma adesso non puoi, non puoi più, non puoi, non devi, perché solo Alessandro sa che cosa ha fatto. Aurora, mi conferma quei segni, una A e una M.
Cercate Alessandro Monforte. Io chiamo il GIP per l'ordine d'arresto. Comandi, maresciallo. Tessa, voi due siete la mia vita. Io vi darei il mio cuore se potesse servire a cancellare tutto questo. Stanotte ho sognato di ucciderti. Ringrazio Alessandro anche per questo. L'orchidea. Lo sapevo che eri stato tu. Io non credo ai matrimoni. Non credo alle promesse. Sai a cosa credo? A questo. Aveva smesso di battere tempo fa. Poi sei arrivato tu. E ha ripreso a battere. Questi giorni senza di te sono stati i più lunghi della mia vita. Quando ti ho sposato l'ho fatto davanti a tutti perché eri Fiamma Story e volevo che fossi mia. Ma adesso è diverso. Voglio rimetterti questa fede al dito. Perché voglio essere tua. E voglio che non ci sia nessuno tra i piedi. Mentre ti dico che ti amo. Qualcuno ha bruciato il mio pick-up stanotte. Qualcuno che vuole incastrarmi. Mi puoi aiutare? Come posso aiutarti? Chi odiava Ivan così tanto da ucciderlo? Sua moglie. Lucrezia. Perché? Lui voleva divorziare. Vabbè, avrebbe avuto gli alimenti. Certo, adesso di più. Ha l'eredità. La quota di Ivan nel patrimonio Story. Lucrezia è un avvocato. Conosce la legge. Sa come fare. Avvocato, che succede? È stato emesso un mandato d'arresto a suo carico. Perché cosa hanno di nuovo? La testimonianza di Aurora Teviani. Aurora? Sì, e l'ha incastrata per bene. Aurora ha testimoniato contro di me. Alessandro, che fai? Perché volevo stare con te, amore. Ma stai piangendo? No. Elena. Ma che cosa hai fatto? I carabinieri stanno cercando Alessandro. Lui dov'è adesso? Era con me. Se n'è andato via come un pazzo. Spero solo che non abbia fatto sciocchezza. C'è papà! Piccolina!
Eccola qua, com'è andata a scuola? Eh? Sei brava? Sì, Eva, vuoi venire con zia un attimo di là? Ma c'è papà. Vieni, vieni un attimo, zia ti porta in cucina. Sì, sì, vai con la zia. Indagare sulla diga com'è per scoprire se sono l'assassino. Non mi hai detto niente di Lucia Greco perché non ti fidi di me. Guardami negli occhi e dimmi che mi credi. È l'ultima volta che te lo chiedo, Aurora. Io non so più chi sei. Maresciallo, che succede? Mi faccia passare. Maresciallo! Maresciallo! Alessandro Monforte, la dichiaro in arresto per l'omicidio di Ivan Astori e il tentato omicidio di Fiamma Astori. Posso finire di parlare con lei, per favore? No, forse non ci siamo capiti. Deve venire con noi subito. Non ho ucciso Ivan e non ho preso il cellulare di Fiamma. Mi credi? Ho chiesto un attimo, cazzo, no? Vogliono, che ti fanno? Niente, niente, piccolina, sta tranquilla. Devo andare con questi signori, ma torno presto, eh? Però ti lascio una cosina molto importante. È un cuoricino che devi portare sempre con te, sempre, eh? Va bene? Hai scelto Tess. Hai fatto la scelta sbagliata. Ciao, Ivan. Hanno arrestato Alessandro. Avrà quello che si merita. Oggi è il nostro anniversario. 11 anni.
Tessa corre un grave pericolo. Quale? Il peggiore, Vittorio Astori. Si vede con lui e non capisco perché. Posso dirvelo io? Ti aspettavo per farlo. Vittorio Astori è mio padre. È il padre di Tessa. Non è possibile. Scusami, perché non me l'hai detto? Io non vi avrei negato nulla. L'ho fatto per proteggerti. Da lui? Sì. Vittorio dice che nostra madre ha preferito crescere te piuttosto che dare un padre a me e a Tessa. Lui ti odia. So tutto. Marzia me l'ha detto. Mannaggia, io che te lo volevo presentare per farti una sorpresa. Vabbè, vorrà dire che sarà più rapido dirci addio. Aurora è tua sorella. No, tu lo sai, anche se non te lo meriti. Preferisci lui? Non dovrei? Tu non lo conosci, non sai chi è Vittorio. Conosco quanto mi basta. Lui è l'unico che non mi ha mai fatto del male. Vabbè, che altro aggiungere? Niente, direi. Tessa, aspetta. Ma cos'altro vuoi, eh? Tu sai che cos'è un padre? L'hai trovato? Hai imparato a volergli bene? L'hai perdonato nonostante tutto. E non ti sta bene che io faccia lo stesso? Tessa, dove vai? Tessa, qui. Ruggero, pensa a tua figlia. Alle mie ci penso io. Dovevi dirmelo. Andiamo. Marzia, vieni anche tu. Siamo la tua famiglia. Aurora è la mia famiglia. Prima Luce è la mia famiglia. Ora non ci sono più segreti. E invece no, ce n'è ancora uno. Aurora. Aurora, aprimi. Aprimi, dai. Aurora. Il giorno del tuo funerale è stato come se una parte di me fosse morta con te. E per Tessa è stato lo stesso. Poi, dopo 2 anni sei tornata. Sembrava un miracolo. Poi dopo è arrivato Vittorio e mi ha detto che era nostro padre. Io non potevo dirvelo. Ci avrebbe separate. E io non potevo rischiare di perderti un'altra volta. Non potevo. Aurora. Buongiorno signora. L'ingresso visitatore e la porta là in fondo. Grazie. La prima che trova. Segua gli altri. Io non so perché te l'abbia fatto. Però
Diego, sei stata proprio brava, hai mentito bene. Sulla macchina, sull'alibi no. Se hai ucciso Ivan, solo tu lo puoi sapere. C'è una parte di te che non avrebbe mai fatto una cosa del genere. È la parte che ho amato. Salvala finché sei in tempo. Aspetta. Ti ho portato un regalo. Qualcosa che ti terrà compagnia mentre sei qui dentro. Vuoi sapere chi ha tenuto nascosta Aurora per 2 anni facendoci credere che fosse morta? Ruggero. Ah, e Aurora lo sapeva. Questa è un'altra cazzata. Porca miseria, ma perché davanti alla verità rimpiangete tutte le bugie? Vabbè, allora... Ciao. Colonnello, se non è stato Alessandro Monforte a buttare fuori strada Fiamma, allora chi? Chi ha preso quel cellulare? Chiunque sia era al matrimonio di Fiamma. Solo così può aver visto Fabio mettere il cellulare in macchina. È stato come speravi? Sì. Ti darò altri di questi giorni. Ti darò tutto quello che vorrai, tutto quello che un padre può dare a una figlia. Non sei più sola adesso. Non saremo più soli. Andiamo. Dove? Verso una nuova vita. Bambina. Ciao. Come è andata a scuola? Bene. È il cuoricino che mi ha dato papà. Sì. E tu lo vuoi vedere che cosa apre? Sì. Aspetta, aspetta. Apre questo lucchetto. Andiamo a vedere. Finalmente il cellulare di Ivan è nelle mani giuste. Giuro che se trovano vernice dell'auto di Fiamma sulla tua... Non la troveranno. Non troveranno neanche il cellulare. Ti ho fregato, Alessandro. Mm-hmm.
cos'è questo? Questo, piccolina, è il libro di poesie che papà mi ha regalato quando gli ho detto che ti aspettavo. Me ne leggeva una ogni sera. Credevo di dover scegliere fra Tessa e Alessandro. Sono due parti del mio cuore e io le ho perse entrambe. Devo assolutamente salvarle, Marzia. Tessa e Alessandro.